Ciao a tutti amici, io sono ritornata in questa bellissima scuola che è Giorgio Le Magiche Fruste. Sono qui con una carissima amica che è Monica Cicinelli. Monica, ciao. Ciao, ciao. Allora, a tutti. Ti vedo pimpante, frizzantissima, come sempre, con delle splendide ragazze. Di che cosa parliamo? Allora, parliamo del Synchro Modern. Il Synchro Modern è una disciplina che fa parte della Federazione Italiana Danza Sportiva, quindi siamo impegnati in questa disciplina anche nelle nostre gare che affrontiamo durante la stagione invernale. E il Synchro Modern è una danza coreografica, quindi fa parte delle danze coreografiche, e la caratteristica maggiore per poter montare una coreografia di Synchro Modern è eseguire gli stessi passi tutti quanti nello stesso momento, uguali nello stesso momento. Sono consentiti soltanto passi diversi negli ultimi 10 secondi della coreografia. Allora, immagino che queste coreografie le inventi tu. Sì, sono una mia creazione, quelle ovviamente che presentiamo noi. Da dove nasce questa tua passione per il Synchro Modern? Allora, la mia passione per la creazione delle coreografie è di vecchia data, quindi già da quando ho iniziato la mia carriera dentro al gruppo di Giorgio Le Magiche Fruste, montavo già da tempo le coreografie di moderno. Poi abbiamo iniziato anche ad andare in gara con queste coreografie, e le discipline che portiamo in gara sono appunto il Synchro Modern e lo Show Dance. Con tantissima soddisfazione, sì, direi. Tanta. Ascolta, ho visto queste meravigliose ragazze dietro di te. Mi dici se c'è un'età minima con la quale partire, o anche i bimbi piccoli possono? I bimbi piccoli possono iniziare a fare le gare dagli 8 anni in su, perché quando sono troppo piccoli poi ovviamente fanno si fatica, fa fatica un gioco a danza. Riuscire a mettere insieme tutti questi movimenti e farli in sincronia con gli altri, quindi è consentito l'intervento appunto dagli 8 anni in su. L'età massima non c'è. Per ora non c'è. Fino ai 99 anni. C'è la classe open dove possono gareggiare tutti quanti. Infatti in classe open si sono ritrovati l'anno scorso i nostri ragazzi, anche i nostri più piccoli, con dei ragazzi che ballavano da 20 anni. Bellissimo. Quindi è abbastanza impegnativo, sì, abbastanza impegnativo. Ci sono nella Synchro Modern anche ragazzi, o è prettamente per le ragazze? No, sono aperte a entrambi i sessi. Infatti nel nostro Synchro Modern adesso qui ho portato 3 ragazze, però ci sono anche i nostri ragazzi. Allora, per farci vedere come funziona il Synchro Modern, Monica ci insegnerà puntata dopo puntata in questa bellissima rubrica. Ovviamente una coreografia che hai fatto tu. Sì, è una coreografia che abbiamo anche portato nelle scuole pubbliche che abbiamo durante la stagione invernale, ed è stata montata su una musica che si intitola I'm Love with a Monster. Addirittura, sono innamorata. Mi sono innamorato di un mostro. Perfetto. Ma non è niente di di così pauroso, di semplicemente una musica. Quando tu crei una coreografia, che ovviamente quando uno poi ha l'estro magari ci mette quanto? Una, due sere? Per impararlo? No, tu a crearlo. A crearlo dipende dal momento. Momento. Se sono più ispirata faccio presto, se meno ispirata ci metto anche qualche giorno. Adesso ecco. Per il sincro no, per gli show che sono più difficoltosi, perché comunque hanno una storia di fondo che deve essere interpretata, e poi comunque nello show vengono utilizzati dei passi anche di discipline un pochino più complicate, come può essere la danza contemporanea, la danza jazz. Ecco, devi integrare. Sì. Invece poi per insegnare al gruppo delle ragazze, sì, che siano, perché il sincro non è semplice. Il sincro, la difficoltà maggiore è quella di eseguire il movimento tutti quanti l'unisono insieme, sì, esatto. Quindi è la sincronia. I movimenti non sono difficilissimi, perché appunto sono dei movimenti che fanno parte di vari tipi di danza, quindi può essere la danza hip hop, può essere la danza moderna, la discoteca, quindi i passi non sono difficili, la difficoltà è proprio l'esecuzione in sincronia del movimento. E le ragazze di solito quanto impiegano per apprendere bene per apprendere il passo? Fanno presto, per metterci tutti quanti in sincronia dobbiamo provare un po' di tempo. Quindi, provare. Sì, almeno per andare in gara facciamo diverse prove. Per quanto riguarda invece le scuole pubbliche non è un problema. Perché insomma, è proprio per divertimento. È per divertimento, sì. Allora ragazzi, noi vi aspettiamo la prossima puntata. Ovviamente qui non mancate con Monica Cicinelli e le Splendide Girls, perché impareremo questo bellissimo ballo, questa bellissima coreografia, che poi io vi invito a ballarla anche in sincro. Quindi invitate mamme, nonne, zie, perché devono impararla tutti, va Infatti. Bene? Monica, grazie, alla prossima puntata. Grazie. Ciao. A voi.